I quartieri Annunziata e La Rocca di Giulianova hanno vissuto certamente un brusco risveglio. È iniziata all'alba, esattamente alle 5.30 del mattino, l'operazione Forte Apache, che ha visto impegnati 80 carabinieri del comando provinciale di Teramo, insieme a quelli di Roma, Ascoli Piceno e Fermo. 10 le persone arrestate, solo uno irreperibile, tutte indagate a vario titolo per concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Forte Apache, dal 2016 a oggi, ha portato alla scoperta di oltre 7 kg di eroina e 1 di cocaina, permettendo di ricostruire i rapporti intercorsi tra le famiglie Rom di Giulianova e i fornitori albanesi residenti nelle vicine Marche. Le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse dal GIP del Tribunale di Teramo su richiesta della locale Procura della Repubblica. Un duro colpo alla malavita. Guardi, è una indagine effettuata con il coordinamento della Procura ottimamente dai carabinieri di Giulianova, la compagnia di Giulianova, attraverso un'indagine durata circa un anno, che ha sgominato un grosso gruppo che capeggiato da Rom e albanesi, che importavano rilevanti quantitativi di eroina e cocaina, che venivano distribuiti su tutto il versante teramano, con rilevanti proventi. Basta dire che solo una volta sono stati sequestrati 40.000 euro e altre rilevanti somme successivamente, e una volta di circa 10 kg di eroina e un'altra volta circa 4 kg di cocaina. Mostrava un tenore di vita elevatissimo: banchetti, acquisti di appartamenti, attività delinquenziali, nonostante alcuni di loro fossero pregiudicati, addirittura taluno, qualcuno anche agli arresti domiciliari, che dimostra un livello di pericolosità sociale elevato. Come hanno reagito questa mattina? Normalmente, come sempre, nessuna reazione, hanno accettato quello che è stato il provvedimento, non c'è stata nessuna azione di protesta, nessuna azione di resistenza all'arresto, è stato molto molto garbati nell'esecuzione, non si aspettavano nulla. Non dimentichiamoci, c'è stato il lutto che hanno subito questa settimana, quindi a maggior ragione erano forse anche un pochettino provati da questa vicenda che era successa il venerdì.